Yas, sono stata così in pensiero. Sto bene, non è niente. Ti ho chiamato tante volte, non hai mai risposto. Dov'eri? Sei andato da qualche parte? No, ero in giro in macchina. Avevo tolto la suoneria del cellulare, non l'ho sentito. Ci sono dei problemi. Ti sei preoccupata e sei venuta qui a vedere. Non ti sei neanche cambiata. Ero in pensiero, non ho controllato cosa avessi addosso. Mia madre è arrabbiata. Perché? Non voleva farmi venire qui, non mi ha dato il permesso. Ma sono uscita ugualmente. Sono arrivata da te, ma tu non c'eri. Le luci erano spente, mi sono rannicchiata come un gatto. Perché non hai suonato? C'è mia zia. Non volevo disturbarla. Oh, oh. Che state combinando? Che è successo? A causa vostra non riesco a dormire. Adesso ho molto freddo, entriamo? Ayas, che è successo? Niente, zia. Ayas, posso dormire qui? Oiku, ascolta, è meglio se torni a casa, va bene? Tua madre sarà in pensiero. Che cosa? Mi stai cacciando via, forse? Non dire sciocchezze, ovviamente no. Io ti ho detto soltanto la verità. Ma io non voglio tornare a casa mia. Te l'ho detto, ho litigato con mia madre. Voglio rimanere qui insieme a te. Accidenti, è una cosa davvero indecente. Una ragazza non sposata vuole dormire nella casa di un uomo. Zia, per favore, non ti impicciare. Ma come faccio a non impicciarmi se questa ragazza ti fa preoccupare? Per favore. Oiku, tua madre ha ragione, veramente. Quindi tu non devi disobbedirle. Va bene, forza. Ti riporto a casa. Vieni. Ayas, domattina prima di andare via, chiamami, ti devo parlare di una cosa.